sei qua per chi? Allora, con Claudio Bellina, finalmente, perché a casa cominciavano a pensare che in realtà tu non fossi questo da casa. Esatto, perché non riuscivo mai a trovarti e a intervistarti. Un po' perché le male lingue dicono che appena arrivi ti metti a dormire. Questo che stare in giro a fare il pirlo tutta sera. Questo è vero, questo è vero. Come stai? Come sta andando questa Dakar con questo camion? Bene. Sei tranquillo? Sì, sono tranquillissimo. Ma non ti piace però tanto, eh? No, non è che non mi piace, però sicuramente prima era più impegnativa, era più Dakar. Adesso è un po' a parte che è diventato un po' troppo da competizione adesso. Eh sì. Solo ed esclusivamente da competizione. E allora non è più. Per chi partecipa non da competitor, da amatore, diciamo. Da amatore diventa un po'. Impegnativa, ma no, nel senso anche forse noiosa, forse. Noiosa e poi alla fine per cercare comunque di stare poi nel gruppo, nella mischia, si arriva a dei livelli di costi anche folli, perché certo. Poi più diventa competitiva e più costa. Devi osare di più e più le cose si rompono. Ma di notte non avete mai viaggiato quest'anno? Di notte ho viaggiato, siamo arrivati una notte alle 2:30 di qua. Però. Ma il topo non l'hai mai fatto correre davanti al camion quest'anno? Stai diventando buono. Siamo ribaltati una volta però. Stai diventando buono, non ti riconosco più, povero topo. Però il topo dopo, in qualche modo, il topo della notte è riuscito lo stesso a portarci a tre. Grande. Grazie Claudio, ciao. Ciao, ciao. Ciao.